La macchina è pronta e si partirà addirittura prima dell'anno scorso, quindi ci vuole, tranquillizziamo i cittadini, siamo nel tempo giusto, siamo nel momento giusto e chi ha diritto avrà gratuitamente il vaccino. La macchina è pronta, sono queste le parole con cui l'assessore al welfare Giulio Gallera sembra voler mettere fine alle polemiche sui vaccini che vanno avanti da inizio estate e che vedono le opposizioni in consiglio regionale accusare la regione di non essere pronta a garantire una campagna vaccinale anti-influenzale in grado di coprire quella fascia di popolazione considerata più a rischio. Per Gallera, infatti, la Lombardia, con l'ultima delle 10 gare effettuate da Aria, la società di acquisti della regione, è riuscita a recuperare in tutto 2,9 milioni di dosi che saranno, secondo l'assessore, date innanzitutto a medici di base e centri vaccinali delle ASL. Farmacia non saranno disponibili, noi li daremo ai medici di medicina generale o li faremo all'interno dei nostri centri vaccinali. Questo è quello che fa la regione. La regione non vende i vaccini, la regione fa i vaccini gratuiti e li farà a tutti gli over 60, li farà ai soggetti fragili che sono i malati oncologici, nefropatici, diabetici, le donne gravide, i bambini tra i 6 mesi e fino al compimento dei 6 anni e gli operatori sanitari. Questo è quello di cui ci facciamo carico e il vaccino sarà gratuito per tutti questi. Gallera respinge anche le accuse di possibili ritardi nella partenza della campagna vaccinale, spiegando come il piano di Regione Lombardia sia già pronto e prevederà l'80% in più delle vaccinazioni rispetto all'anno scorso. Partirà nella seconda metà di ottobre, stiamo definendo le date precise che vi saranno comunicate appena avremo definito il piano. Abbiamo già individuato i luoghi sono gli studi dei medici, abbiamo chiamato tutti i medici, abbiamo verificato coloro che hanno studi che sono in grado di con le norme anti-Covid di fare le vaccinazioni in studio o grazie al grande contributo di tutti i sindaci lombardi abbiamo individuato palazzetti dello sport, abbiamo individuato palestre, abbiamo individuato centri civici in cui verranno fatti dagli MMG o dal nostro personale le vaccinazioni.